ritrovo di partenza della Veneria Sestriere, Gran Premio Nino De Filippis, avverrà davanti alla celebre Reggia di Venaria, grandioso complesso situato alle porte di Torino, capolavoro dell'architettura e del paesaggio, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1997 e aperto al pubblico nel 2007. L'edificio monumentale vanta alcune delle più alte espressioni del barocco universale. L'incantevole sala di Diana, progettata da Amedeo di Castellamonte, la solennità della Galleria Grande e della Cappella di Sant'Uberto con l'immenso complesso delle scuderie juvariane, opere settecentesche di Filippo Juvarra, rappresentano la cornice ideale del teatro di storia e di magnificenza, il percorso espositivo dedicato ai Savoia che accompagna il visitatore lungo quasi 2000 metri. Dai giardini della Reggia si gode di una vista incomparabile per la magnificenza delle prospettive e la vastità del panorama naturale delimitato dalla catena montuosa delle Alpi. Dopo il trasferimento ad andatura turistica di circa 6 km dal piazzale della Reggia di Venaria fino a Collegno, il via ufficiale verrà dato alle 12.30 da via Martiri del 30 aprile all'altezza di piazza Avis, dove ha sede la società organizzatrice della corsa, la Polisportiva Borgo Nuovo, e a pochi metri dal giardino dove sorge il monumento a Coppie Bartali, fatto erigere proprio dalla Borgo Nuovo e inaugurato alcuni anni fa. Poco dopo il via, a Caselette, la corsa transiterà a pochi metri dall'abitazione di Guido Messina, attuale presidente dell'Associazione Piemontese Corridori Ciclisti. Nel territorio del comune di Almese, dove quest'anno è passato per ben due volte il Giro d'Italia, cominceranno i primi dislivelli altimetrici. Nel centro del paese i corridori affronteranno una salita di 500 metri all'8% di pendenza media, al culmine della quale sarà posto il primo traguardo volante della giornata, intitolato alla memoria di Pierino Ghibaudo, che era nato proprio ad Almese e che negli anni 80 gareggiò per 6 stagioni tra i professionisti come apprezzatissimo luogotenente di Francesco Moser e Moreno Argentin. Dopo essere transitati dalle località di Villardora, Novaretto e Caprie e aver dato uno sguardo all'imponente Sacra di San Michele, uno dei monumenti simbolo del Piemonte, situato a 960 metri di altitudine, che nel Medioevo costituiva la prima tappa in territorio italiano lungo la via Francigena, i corridori giungeranno a Condove, dove al chilometro 33,800 di gara sarà posto il secondo traguardo volante, al culmine di una salita di un chilometro al 6% di pendenza media. Al chilometro 39 di gara la Veneria Sestriere transiterà sul pavé del centro di Borgone di Susa, comune che si trova sulla sponda sinistra della Dora Riparia, addossato alle montagne, con ottima esposizione sul lato sud della valle. Tra i suoi monumenti da segnalare la Cappella Romanica situata in frazione San Valeriano, risalente al XII secolo. Il terzo traguardo volante della giornata sarà posto, al chilometro 42,300 di gara, al culmine della breve ma ripida e suggestiva salita in pavé di San Didero, meno di 200 metri ma all'11% di pendenza, a pochi metri dalla Casaforte Medioevale, una delle poche strutture di questo tipo di proprietà pubblica esistenti nella bassa valle di Susa, per la quale il comune ha ormai ultimato un progetto di restauro per la realizzazione di un bed and breakfast. Pochi chilometri più avanti, ancora un traguardo volante, questa volta posto in località Bruzzolo, al termine di un tratto in salita al chilometro 44,300 di gara. L'importanza storica di questo comune è legata soprattutto alla firma del Trattato di Bruzzolo tra gli emissari di Enrico IV, re di Francia, e Carlo Emanuele I, duca di Savoia, avvenuta il 25 aprile 1610 nei saloni del locale castello, che è tuttora, con il suo ricetto, uno dei più grandi manieri conservati in Val di Susa. Giunti a Meana di Susa, i corridori affronteranno la prima salita davvero impegnativa della corsa, vale a dire i primi 2,5 km del Colle delle Finestre, con pendenza media dell'8%,
Alla deviazione per Gravere, al chilometro 59, ci sarà il primo traguardo valevole per il Gran Premio della Montagna. Dopo 73 km dal via, i concorrenti passeranno a fianco del forte di Exil, che ha origine antichissima e che fu a lungo conteso tra il Piemonte e la Francia. La leggenda vuole che qui, tra il 1681 e il 1687, sia stato detenuto il celebre personaggio, poi denominato la Maschera di Ferro. Quando la corsa sarà probabilmente già entrata nel vivo, la carovana della Vénerie à Sestriere giungerà ad Oulx, comune situato nella zona di confluenza tra la Dora Riparia e la Dora di Bardonecchia. Nel Medioevo il borgo di Oulx e la frazione di Gad erano importanti punti di transito e di sosta dei pellegrini sul tracciato storico della via Francigena, proveniente dal Colle del Monginevo e diretta verso Susa e Torino. Il comune di Cesana Torinese sorge a 1350 metri di altitudine, ai piedi del Monte Chaberton, e si trova sul tracciato della strada romana che portava dalla pianura padana alle Gallie. Durante l'Alto Medioevo il percorso stradale perse la sua importanza commerciale, conservando però quella militare. Tra il XIV e il XVII secolo la valle di Cesana fu sconvolta dalle guerre di religione combattute soprattutto contro gli eretici valdesi della Val Chisone. I corridori, che saranno ormai a 15 km dall'arrivo, transiteranno nel centro cittadino in pavé. Quando la corsa transiterà da Sauze di Cesana, rivolgeremo un deferente pensiero a Miss Charlotte, il B-17 americano, che il 10 settembre 1944 era partito ad Algeri con 9 uomini a bordo per paracadutare aiuti alle formazioni partigiane della Valle Pesio. Ma a causa del maltempo l'aereo perse la rotta e si schiantò in Valle Argentera. Con i suoi 2035 metri sul livello del mare, Sestriere è il comune più alto d'Italia e le sue origini sono molto recenti. Sorse infatti per regio decreto il 18 ottobre 1934. Il grande ciclismo vi ha fatto tappa molte volte. Sul colle si sono infatti concluse 6 frazioni del Giro d'Italia e 4 del Tour de France. Memorabili soprattutto i successi al Tour di Fausto Coppi nel 1952 e del Diablo Claudio Chiappucci nel 1992, entrambi ottenuti a coronamento di una lunga fuga solitaria. Nel 2014 e nel 2015 gli juniores hanno disputato 2 edizioni della Pinerolo Sestriere, vinte rispettivamente dallo scalatore trentino Nicola Conci e dal milanese Tommaso Bramati. Anche quest'anno, ne siamo certi, il traguardo del Sestriere incoronerà un vincitore di sicuro avvenire.